Confronto all'interno della maggioranza per il piano di utilizzo dei litorali e il piano urbanistico comunale. Bruno vorrebbe presentare le linee guida a marzo. Intervento di patto civico sulla privatizzazione della Sogeal. Oggi il Consiglio comunale è chiamato a votare una mozione unitaria. Abbiamo sentito Maria Grazia Salaris del Nuovo Centrodestra. È stata anticipata al 21 febbraio la grande sfilata che coinvolgerà i bambini delle scuole cittadine. Sale l'attesa per una festa che abbraccerà tutta Alghero. Ben ritrovati con l'informazione su Catalan TV. Apriamo il nostro telegiornale con la politica perché ieri è iniziato il confronto all'interno della maggioranza per parlare di piano d'utilizzo dei litorali ma soprattutto di PUC. Il sindaco Mario Bruno vorrebbe presentare le linee guida a marzo ma all'interno del centro-sinistra c'è chi chiede più tempo. Il confronto in maggioranza è iniziato ieri sera e proseguirà molto probabilmente almeno sino a marzo. Per quel mese il sindaco Mario Bruno vorrebbe presentare le linee guida del PUC, lo strumento urbanistico più importante che in passato ha anche fatto cadere giunte comunali. E non è un caso che anche tra alcuni partiti dell'attuale maggioranza di centrosinistra serpeggi un po' di malumore per la volontà di presentare le linee guida già a marzo. Il dialogo con la Regione, intanto, con la quale è stato firmato un protocollo d'intesa per la progettazione e condivisa del piano, prosegue, ma il primo cittadino dovrà tenere conto anche delle istanze dei partiti che compongono la sua variegata maggioranza. Intanto verrà riaperto l'ufficio di piano, costituito da personale interno, dagli storici progettisti, tutti riconfermati, e dai tecnici comunali a cui concorreranno i dipartimenti di architettura delle Università di Sassari e Cagliari, che avrà sede nel palazzo del Pousalit. Va avanti il piano di assetto idrogeologico e si lavora sul piano di valorizzazione e conservazione delle aree di bonifica. Già fissato per il 21 febbraio a Guardia Grande un primo incontro pubblico alla presenza dei tecnici comunali del settore urbanistica, i progettisti del piano e i dirigenti della regione coordinati dall'ingegnere Antonio Sanna che presenteranno il lavoro svolto finora e avvieranno il confronto con le borgate. Per la maggioranza, insomma, saranno settimane di fondamentale importanza per testare la reale tenuta della coalizione. Però cambiamo argomento, pur restando in qualche modo nell'ambito eh, politico, perché Patto Civico interviene sulla privatizzazione eh, della società che gestisce l'aeroporto. Tema che sarà tra l'altro al centro di una mozione che quest'oggi dovrà approvare il Consiglio eh, Comunale. E su questo tema, appunto, il eh, movimento guidato da Stefano Lubrano esprime alcune perplessità. Sentiamo quali. Chiede trasparenza alla Giunta Pigliaru, il presidente di Patto Civico, Stefano Lubrano, che in una nota invita le forze politiche in Consiglio Comunale e i rappresentanti del territorio in regione a pretendere chiarezza sul procedimento di privatizzazione della SOGEAL. La prima perplessità espressa da Patto Civico riguarda il valore della società di gestione stabilito dalla Regione senza l'apporto di un advisor. La seconda perplessità di pato civico riguarda gli effetti della legge regionale numero 10 di 5 anni fa che impongono alla regione di sostenere in maniera decisamente diversa dal passato le rotte dei tre aeroporti sardi e quindi anche quello di Alghero. In sostanza il sostegno sarà possibile per le nuove rotte, non per quelle oramai consolidate e comunque non ci saranno accordi diretti regione-vettori ma questi ultimi saranno chiamati a partecipare a un bando. Da questa impostazione deriva la terza perplessità. Se dovesse succedere, come è già successo per la continuità territoriale 2, quando le compagnie aeree scelsero le rotte per loro più convenienti, Alghero rischierebbe di veder venir meno le opportunità non solo di crescita ma anche di mantenimento di rotte già consolidate, così come è accaduto per l'Alghero Milano o per l'Alghero Bologna Sostiene, il movimento guidato da Lubrano. Peraltro, ad oggi non è possibile, perché è criptato, accedere al bando per i collegamenti da per la Sardegna per la bassa stagione. In ogni caso, crediamo che ci sarebbero di certo immediate ripercussioni sui prezzi dei biglietti, annullando la convenienza che fino ad oggi aveva garantito a chi parte ad Alghero di viaggiare. La quarta perplessità espressa dal movimento di Lubrano e forse la più importante è che alla prima offerta non si presenti nessuno che successivamente gli Olbiesi di Geazar, grazie ai capitali arabi, potrebbero trovare conveniente investire qualcosa per accompagnare nel medio termine il declassamento di Alghero, forti anche del fatto che la nuova Sassari consentirebbe il collegamento con l'aeroporto a Cosa Smeralda in meno di un'ora. E ora sempre su questo tema ascoltiamo le parole del Capogruppo in Consiglio Comunale del Nuovo Centro-Destra Maria Grazia Salaris. Io ho detto in Consiglio Comunale che sicuramente questo è un momento di grande preoccupazione per quanto ci riguarda. È evidente che eh, oggi la privatizzazione mh, potrebbe rappresentare un momento di pericolo per la salvaguardia dei posti di lavoro. La Sogel ha circa 250 impiegati. E io penso che eh, pensare alla uh, società di gestione aeroportuale come una società che debba uh, necessariamente fare quadrare il bilancio veda in... Oh fare utile quello che ovviamente prevede un qualsiasi imprenditore veda e possa vedere la possibilità di tagliare i posti di lavoro. Quindi secondo me oggi l'amministrazione deve vigilare, deve costruire un percorso insieme alla Regione per poter fare in modo che laddove il piano A, cioè la privatizzazione, dovesse mettere in pericolo i posti di lavoro ci sia un piano B, cioè il pubblico che continui ad intervenire per far sì che questo non avvenga. Oggi ogni posto di lavoro è assolutamente da salvaguardare. Il pubblico oggi non si può esimere eh, da fungere da ammortizzatore sociale, perché è evidente che quando si perde un posto di lavoro, quello stesso eh, lavoratore necessita di un contributo e il contributo gli deriva direttamente sempre dal pubblico perché magari diventa un utente del servizio sociale. E come abbiamo appunto anticipato eh, poco fa, questo pomeriggio alle 17 in prima convocazione il Consiglio Comunale si riunirà per votare una mozione unitaria con la quale vengono chieste alla Regione garanzie sulla privatizzazione della SoGeal. Tre punti in discussione, anche due mozioni sul futuro delle tenute di Surigheddu e Mamuntana, presentate rispettivamente da Forza Italia Nuovo Centrodestra e un'altra dal Partito Democratico. Il Consiglio Comunale poi tornerà a riunirsi in prosecuzione di seduta anche domani e martedì 10 febbraio alla stessa ora. E ora cambiamo argomento perché il comitato di borgata di Maristella con una lettera rivolta alle istituzioni regionali, comunali e al direttivo del parco di Porto Conte, chiede soluzioni immediate per la salvaguardia delle produzioni agricole non solo del territorio di Maristella ma anche di tutta la Nurra per i danni provocati dai cinghiali e non solo. Sentiamo i in una lettera a firma della presidente del Comitato di Borgata di Maristella, Tonina Desogos, viene spiegato come lo stesso Comitato ha da sempre segnalato i tanti danni arrecati dai cinghiali e ultimamente anche da daini e cornacchie a case e giardini dell'abitato di Maristella, evidenziandone anche i problemi igienico-sanitari derivanti da corti coloniche, giardini ridotti a porcilaie, danni alle culture agricole, strutture turistiche, alle incolumità pubblica, tipo incidenti stradali con danni a mezze persone e allo stesso ecosistema. Ci siamo confrontati e spesso scontrati con il management del parco di Porto Conte per venire incontro alle continue richieste di aiuto da parte degli operatori agricoli e degli abitanti di Maristella, che, è bene ricordarlo, è l'unica borgata interamente circondata dal territorio del parco e ha posto in essere un piano triennale di contenimento degli ungulati. I risultati, purtroppo, non sono stati sufficienti a risolvere il problema. Preso atto dei scarsi risultati ottenuti, oggi ci troviamo per l'ennesima volta a dar voce agli agricoltori della Nurra di Alghero, che chiedono decisioni efficaci. Appare evidente come e quanto le variazioni intraprese, come ad esempio gli abbattimenti da appostamenti fissi, siano risultate insufficienti. Alla predetta attività si è affiancata anche la cattura degli ungulati tramite chiusini, ma anche questo non ha dato i risultati sperati. Intanto passano le stagioni e tra gli agricoltori c'è chi comincia a preparare i fondi per la semina, che ha già seminato, e altri invece che li lasciano incolti perché si sono arresi, con grave danno a loro stessi e all'intera economia della zona. Sempre secondo il Comitato sarebbe necessario attuare altre soluzioni più concrete ed efficaci in via del tutto straordinaria, come ad esempio si legge ancora si sta intervenendo all'Asinara e allora la domanda è perché non attuare l'eradicazione tendente allo zero degli ungulati del parco di Porto Conte e di tutte le aree protette site nella nurra di Alghero? E ora ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario a tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Eccoci nuovamente in studio per la seconda parte del nostro eh, notiziario. C'è fermento per l'avvicinarsi del Carasciari dell'Alghe. La novità è che la grande sfilata che coinvolgerà bambini, insegnanti e genitori è stata anticipata al 21 di febbraio. Sentiamo il servizio di Dolores Serra. Il carnevale, o meglio i suoi preparativi, sono entrati nel vivo. Luca Rasciari dell'Alghe quest'anno abbraccia l'Expo 2015 con un tema dedicato al cibo e ai suoi prodotti. I bambini delle scuole, insieme ai loro insegnanti e naturalmente ai genitori, parte integrante nella realizzazione dei costumi, si stanno dando da fare per essere pronti alla grande sfilata. La novità di queste ultime ore è che la manifestazione carnevalesca, organizzata dalla Fondazione Meta con la dell'RM Management, che coinvolgerà gli alunni delle scuole di infanzia ed elementari, di Alghero, ovvero Ragazzi in scena 2015, è stata anticipata di una settimana, dalla data del 28 a quella del 21 febbraio. Questo anche per tenere più vicine le varie manifestazioni del carnevale cittadino, come quella che coinvolge le borgate. Anche quest'anno dunque si prevede una grande partecipazione, con tanti bambini e genitori che invaderanno Alghero con una carovana colorata e rumorosa. Dunque sale l'attesa per una festa che coinvolge tutta la città. Il Plus di Alghero con comune capofila Bonorva in quanto partner per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2014 a supporto della disabilità e non autosufficienza comunica che è stato pubblicato il bando da parte dell'Inps. Il bando è rivolto a dipendenti e pensionati pubblici per i loro coniugi conviventi, per i familiari di primo grado non autosufficienti. La procedura per la presentazione della domanda è stata attivata lo scorso 2 febbraio e sarà aperta fino alle ore 12 del 27 febbraio. La domanda di assistenza domiciliare deve essere presentata dal richiedente esclusivamente per via telematica, pena il rigetto della stessa, accedendo dalla homepage del sito istituzionale www.imps.it e seguendo un determinato percorso. In caso di particolari difficoltà si può contattare il Contact Center integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 80 31 64 gratuito da rete fissa o al numero 06 16 41 64 a pagamento. A supporto della domanda di assistenza, il Plus Alghero dedica degli operatori di sportello che potranno inoltrare la domanda di assistenza domiciliare in favore dei beneficiari solo in presenza di delega dello stesso richiedente. Per tali servizi, lo sportello dedicato per il territorio di Alghero è quello del Centro per le Famiglie e la Comunità presso i servizi sociali di Viale della Resistenza nei giorni di martedì dalle 9 alle 13.30, mercoledì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18 e il giovedì solo la mattina dalle 9 alle 13.30. Per avvalersi del servizio di assistenza domiciliare devono presentare una nuova domanda anche i soggetti che già ne usufruiscono per effetto del progetto HCP 2012. E ora parliamo di scuola, nei giorni scorsi vi abbiamo portato al liceo scientifico Enrico Fermi, al liceo Manno per le giornate di orientamento, quest'oggi invece siamo andati all'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Via Domenzoni, abbiamo sentito il dirigente scolastico Mario Peretto. Sì, allora sono il dirigente scolastico del polo professionale di Alghero, quindi dell'IPIA e dell'alberghiero. L'importanza del polo professionale è che una scuola che garantisce il doppio canale, quindi ti puoi immettere nel mondo del lavoro, dare una professionalità importante, quindi sia in termini della ristorazione della sala. Ma qui, per quanto riguarda l'IPA tutto ciò che è assistenza, quindi meccanica, elettronica, eh, informatica, ma soprattutto la nuova opportunità per il territorio di Alghero che è quella del tecnico dei servizi eh, sociali, quindi una professionalità che ti consente di eh, lavoro, trovare lavoro subito nell'ambito infermieristico, ma anche di poter accedere all'università a tutto ciò che sono quelle discipline collegate all'assistenza della persona che adesso tra l'altro sono a numero chiuso, quindi puoi acquisire quelle competenze che ti consentono anche di accedere superando i test iniziali. Quindi un corso di studi estremamente attuale che dà sbocco ai ragazzi e anche le famiglie possono essere sostenute dalle nuove eh, professioni che questi ragazzi possono utilizzare nella nostra regione. Assolutamente sì, quindi uno sbocco immediato, spendibile nel territorio, ma anche la possibilità di proseguire gli studi e questa è la eh, doppia valenza della formazione professionale. Noi abbiamo proprio ragazzi che hanno studiato qui a che hanno proseguito gli studi in ingegneria in maniera veramente positiva e che adesso hanno messo su delle start-up, delle, delle aziende, quindi vuol dire che. Per chi studia, per chi si impegna, queste due opportunità sono veramente importanti. E ora lo sport perché sabato pomeriggio al Pallacorbia contro il Belize Roma inizia il cammino della Mercedes Alghero nella pull retrocessione della Serie A2 femminile. Sentiamo le parole del direttore sportivo della società Biancazzurra, Francesco De Rosa, a pochi giorni dal match. Francesco De Rosa, direttore sportivo della Mercedes. Sabato pomeriggio debutto in questa pull retrocessione contro, contro Roma. Che partita, che partita sarà? E ci aspetta una partita sicuramente dura eh, da provare a vincere. Loro hanno vinto domenica scorsa contro Salerno e quindi sono già a due punti in classifica. Noi abbiamo riposato, abbiamo lavorato per recuperare un po, di, un po' di acciacchi. e Speriamo di arrivare al meglio sabato. Avete già avuto modo di studiare un po' le avversarie di questa seconda fase? Sì, siamo riusciti a vedere qualche, qualche partita che hanno disputato e su queste facciamo testo per preparare la nostra. La squadra come com arriva a questo appuntamento? Eh, la squadra arriva un po', un po' corta perché abbiamo sempre Gagliano ferma, Petrova che sta iniziando adesso a, a riallenarsi dopo un mese, però dovrà arrivare concentrata per prendere i due punti. E sempre per lo sport, domenica 8 febbraio lo Judo Club Alghero organizzerà nella sua palestra in via Kennedy la manifestazione propedeutica non agonistica di judo denominata Coppa dell'Amicizia, giunta alla ventottesima edizione. La manifestazione sarà riservata alle classi giovanili preagonistiche: bambini, fanciulli e ragazzi, quindi dai 5 agli 11 anni. Con la prevista partecipazione di circa 150 piccoli judoka provenienti da tutta la Sardegna che si confronteranno, oltre che in incontri di judo, in attività ludiche, di giochi e percorsi. Prima di lasciarci vi eh, ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con finalmente in questa puntata Giuseppe Urato e Paolo Calareso sono andati a registrare negli studi di Radio Onda Stereo e successivamente con l'aiuto di Rosario Paolino hanno intervistato l'attore Mario Mulas e con questo è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale come sempre spazio alle previsioni meteo per domani grazie e arrivederci